Sono Franziskus Gajowiczek, numero 5659. Io sono Andrea Bucci, numero 76483. Io sono Marisa Enrico Catone, numero 88904. Per il giorno della memoria, un flash mob organizzato dall'Istituto Scientifico Corbino di Siracusa. Per ricordare la Shoah, hanno inscenato a Piazza San Giovanni una serie di sequenze per portare alla memoria quei terribili momenti. La scuola sceglie di dare un segnale fuori dalle mura dell'istituto e coinvolgere la cittadinanza per mandare un messaggio di non violenza. Oggi l'Istituto Corbino sceglie di non fare nessuna conferenza, nessun dibattito sul tema, ma un flash mob, quindi un canale di comunicazione moderno proprio di voi giovani. Esatto, seppur sia un ricordo forse lontano, quello che noi intendiamo fare è portare nella giornata, nelle giornate quotidiane e soprattutto al centro della nostra città, in modo tale da poter destare l'attenzione dei passanti, di chiunque voglia partecipare alla nostra iniziativa di oggi. Ma io, Elisa Springer, figlia di Richard e Sidonie, ho conosciuto il tormento della mente e dell'anima, la solitudine della miseria umana, la negazione del sentimento della pietà, il dolore della morte degli affetti più intimi e delle persone più care. Quello che abbiamo voluto organizzare è una divisione in gruppi per simboleggiare quelli che erano i diversi binari da cui provenivano i deportati, gli ebrei. Ci dirigeremo qui al centro per poter rappresentare quella che è la divisione tra uomini e donne, proprio come accadeva nei campi di concentramento, e successivamente anche la divisione tra i deportati, coloro i quali sono riusciti a salvarsi e al contrario purtroppo chi non ce l'ha fatta e si è spenta in un momento pessimo della nostra storia. E successivamente andremo a attaccare le stelle nell'albero che abbiamo soprannominato l'albero della memoria. Agli occhi di un giovane, che tipo di spiegazione vi date a una tragedia del genere? Proprio bene, una tragedia, perché in realtà al giorno d'oggi non riusciamo forse a spiegarci esattamente come sia stato possibile tutto questo. Lo studiamo nei libri di storia, lo studiamo, entriamo a conoscenza tramite anche delle attività che abbiamo fatto al cinema per vedere proprio dei documentari di persone che realmente hanno partecipato a questa tragedia, e forse in quel punto si riesce proprio a capire un po' di più quello che in realtà hanno subito davvero i bambini, le donne, gli uomini, chiunque. Noi siamo molto vicini a questa tematica proprio perché andiamo totalmente dal lato opposto. Mi chiedo come può un uomo uccidere un suo fratello, eppure siamo a milioni in polvere qui nel vento. È stata una scelta da parte delle professoresse che hanno pensato proprio di uscire fuori dalle mura della scuola per manifestare nei riguardi di tutto, cioè per tutti, questa testimonianza della celebrazione della giornata della Shoah, affinché
finisca, venga debellata l'indifferenza e attraverso la conoscenza i nostri ragazzi riescono a capire che cosa realmente è la barbarie e lo scagliarsi contro l'altro ingiustamente. E soprattutto è un inno all'accettazione delle differenze. Nessuno è superiore all'altro. Siamo tutti uguali, tutti differenti e tutti degni di essere rispettati. E il vento si poserà.